ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, buca la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, 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 su, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, buca la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pronto, pronto. Buongiorno a tutti, bentornati con noi al Libro del Mondo, bentornato a Marco Pezzoni, buonasera. A te Susanna e ai nostri telespettatori. Questa sera iniziamo a parlare del 14 febbraio, che non è solo la festa degli innamorati, ma ci interessa perché è il giorno in cui si dovrebbero tenere, Covid permettendo, le elezioni legislative in Catalogna. Noi abbiamo seguito tempo fa con il Libro del Mondo tutte le vicissitudini della richiesta anche di indipendenza, del referendum e poi della carcerazione dei leader separatisti con durissime pene inflitte dalla Corte Suprema spagnola. Adesso si torna a votare. Non sono state indette queste elezioni dal presidente della regione, che sappiamo è stato esiliato, ma dal presidente spagnolo. E qua si gioca un altro tassello importante per questa area. Sì, diciamo così che noi, Susanna, cerchiamo di dare informazioni al di là delle mode. Tre anni fa, quando c'era appunto, no, tutta questa grande mobilitazione in Spagna per tenere la Spagna unita e in Catalogna in vista appunto delle elezioni, elezioni che sono state vinte dagli indipendentisti e che poi hanno forzato la mano e hanno proclamato unilateralmente l'indipendenza, pensando e sperando che l'Unione Europea desse loro una mano. Così non è avvenuto. Come giustamente hai ricordato, è intervenuto ovviamente l'autorità della Spagna unitaria e quindi anche la Corte li ha condannati, alcuni sono fuggiti in esilio. E la cosa interessante è che la storia riprende da allora. Noi potremmo pensare, i media nazionali in Italia non ne parlano più, tranne quando saremo alla vigilia e magari saranno costretti a parlarne, ma la storia riprende da allora. Perché? Perché se vinceranno i partiti, le forze politiche in Catalogna, che sono ancora rimaste su posizioni indipendentiste, si apre di nuovo un braccio di ferro con il governo spagnolo, che nel frattempo è cambiato, perché il governo spagnolo non è più quello di allora, ma in realtà in Spagna c'è un governo di centrosinistra, dove al governo c'è il Partito Socialista Obrero, il PSOE, ma insieme a Podemos. E Podemos è un partito molto attento solitamente alle questioni dei diritti delle minoranze, alle questioni appunto. E quindi la situazione è interessante. Perché, informiamo i nostri telespettatori, si riparte esattamente da allora? Perché proprio in queste settimane i gruppi indipendentisti, partendo anche da chi è andato esule in Francia piuttosto che in Belgio, per esempio Puigdemont, che era il presidente della Generalitat, perché così si chiama il consesso, chiamiamolo regionale, ma insomma della Catalogna, ha potuto farsi eleggere europarlamentare, quindi lui adesso è un europarlamentare, perché la Corte spagnola in questo caso gli ha permesso di candidarsi, anche se poi il governo spagnolo ha ricorso, e tra l'altro nel Parlamento europeo di Bruxelles c'è proprio la questione se togliergli o meno l'immunità parlamentare e anche il fatto che sia titolare delle proprie elezioni. Quindi è una partita complessa che non è finita. Ma soprattutto la novità qual è? Che pochissimi media nazionali, telegiornali hanno dato in Italia. Che proprio in queste settimane c'è stato in Francia
perché come molti sapranno, la Catalogna storicamente aveva anche un bel pezzo di territorio al confine con la Francia e dentro la Francia. Quindi ci sono ancora francesi di cultura catalana che ovviamente simpatizzano, no, per Puigdemont. C'è stata una manifestazione in queste settimane di oltre 100.000 simpatizzanti in Francia, e Puigdemont ha rilanciato, naturalmente senza rientrare in Catalogna e in Spagna, ha rilanciato un piano ancora per l'indipendenza. Ha modificato qualcosa, chi è interessato vada pure sui social, sui media a cercare, oppure speriamo che prima o poi i giornali italiani diano informazione su questo, l'ha chiamata strategia della tracimazione democratica. Cioè noi dobbiamo, indipendentisti, vincere le elezioni in Catalogna e poi si riapre questo braccio di ferro, ma ci prepariamo di nuovo a dichiarare, a forzare un'indipendenza nazionale, puntando sul fatto che stavolta il governo spagnolo non usa più la forza. Stanno davvero così le cose? Non è detto. È molto interessante vedere cosa succede nelle elezioni in Catalogna, perché probabilmente una parte della popolazione o si è spaventata o ha cambiato idea, per cui può essere che i partiti indipendentisti, che sono partiti anche repubblicani, non monarchici e anche progressisti, non sono necessariamente di centrodestra, anche, non è detto che vincano le elezioni, nel senso che superino il 50% messi tutti insieme, perché sembra che siano molto forti quei partiti anche di centro-sinistra o progressisti che invece sono per l'unità della Spagna, e quindi che siano piuttosto disponibili a dire: noi vinciamo, partiti filo spagnoli, se vinciamo apriamo un negoziato con il nostro governo per una forma rinforzata di autonomia e di federalismo. Su queste posizioni incerte c'è anche, forse un po' più radicali di così, ma c'è anche la sindaca di Barcellona. La sindaca di Barcellona, l'Ada Colau, non è proprio completamente sulle posizioni indipendentiste e secessioniste, preferisce avere una posizione intermedia a favore dell'autonomia. Allora lo diciamo ai nostri telespettatori, noi siamo interessati sempre a tutto quello che è espressione democratica popolare, e quindi siamo molto interessati a capire queste elezioni in Catalogna quali equilibri nuovi costruiranno, sposteranno, se di nuovo a favore appunto della ripresa di Puigdemont, di quella strategia che dicevo, di tracimazione democratica che di nuovo spinge verso il separatismo e l'indipendenza della Catalogna, o invece se vinceranno gli altri partiti e allora si apre un altro tipo di vicenda, se vedremo quale, per esempio quella che dicevo di tornare a rafforzare nella Spagna l'idea federalista, cosa a cui ovviamente guardano con interesse non solo in Catalogna i cittadini della Catalogna, che sono per l'autonomia piuttosto che per l'indipendenza, ma anche il gruppo dei baschi, perché in Spagna abbiamo anche, no, il problema della popolazione basca, che anche lei è molto interessata al problema di avere maggiore autonomia e forse addirittura forme più spinte di federalismo, se non anche lì sotto le cenere l'idea di un nuovo indipendentismo. Ecco perché siamo molto interessati in questa Europa in cui da un lato i sovranismi sembrano indebolirsi, ma dall'altro ci sono alcune realtà che non necessariamente sono legate a una forma
conservatrice del sovranismo di destra, ma che potremmo definire un sovranismo progressista, ma che comunque vuole portare territori ad avere, se non appunto l'indipendenza, almeno una maggiore autonomia di tipo federale. Ecco perché credo sia giusto informare i nostri telespettatori. Guardiamo con interesse appunto le elezioni di domenica prossima in Catalogna per vedere l'esito elettorale, dove potrà portare appunto sia questa area interessantissima della Catalogna, ma nel rapporto poi con la Spagna e insieme come realtà europea. Tra l'altro abbiamo visto quale forza di mobilitare la piazza questo obiettivo indipendentista ha avuto in Spagna, per cui vedremo con attenzione cosa succederà. Ci sono tante proteste però anche in Oriente ultimamente. Andiamo con il nostro libro del mondo in un paese meraviglioso che è la Birmania, dove c'è stato un colpo di Stato che ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi, e ci sono state delle grosse proteste anche lì, proteste di piazza a partire dal 2 febbraio e si sono intensificate soprattutto con anche degli scontri avvenuti nelle strade di diverse città del paese, e a protestare sono un po' tutte le fasce della popolazione, ci sono anche i monaci buddisti che non vogliono questo rovesciamento, questo colpo di Stato, quindi anche qua si sta guardando con attenzione a quello che succede in questa parte del mondo, anche l'Unione Europea, perché è sicuramente una questione delicata dato la situazione geopolitica della Birmania. Sì, Susanna, la lezione che ci viene da tante parti del mondo è che la democrazia, che la riconquista di libere elezioni, di una qualche forma minima di rispetto dei diritti civili, politici e umani, dicevo che la conquista di questo processo democratico non è mai garantita per sempre. È perché non dipende solo ovviamente, diciamo così, dalla buona volontà di gran parte della popolazione, dipende anche da dove sei nel contesto storico, nel contesto e nel complesso internazionale, da che storia vieni. E purtroppo la Birmania viene da una storia in cui anche qui vediamo le varie facce nel mondo delle forti identità di tipo nazionale o di tipo etnico-religioso regionale. Prima abbiamo parlato della Catalogna, dove comunque si riesce, io spero e mi auguro, gestire senza violenza o troppa violenza o senza l'uso della forza tensioni molto forti tra spinte identitarie di un'area, di un popolo, e d'altra parte contrappesi dell'unità politica istituzionale di una nazione come la Spagna. E in altre parti del mondo questa forte identità nazionale e religiosa ha spinto per esempio la Birmania molto spesso a garantire la propria indipendenza sia rispetto al colonialismo sia rispetto ai paesi vicini, ha molto puntato sull'esercito, cosa che avviene non solo in Asia ma avviene o è avvenuto spesso in America Latina e anche in Africa, dove l'esercito ha un ruolo di garante nazionale. E naturalmente, come è avvenuto anche tanti anni fa in Cile e per fortuna sembra superato per sempre quel periodo, l'esercito si sente in diritto di intervenire a tutela della identità nazionale. Qui però stiamo assistendo a un ritorno all'indietro. Perché? È perché
nel 2015 la Birmania, dopo anni e anni di lavorio intelligente dentro la società birmana, nel popolo birmano, e grazie anche alla presenza dei monaci che tu citavi, e dove lì il buddismo è diffusissimo ed è una religione fondamentale nella cultura non solo religiosa ma civile del popolo birmano, ebbene lì dal mondo religioso, dai monaci buddisti, dalla popolazione e anche da una donna, San Suu Kyi, tra l'altro premio Nobel, che figlia proprio di uno dei padri della patria, ha potuto anche con scelte pesanti di scegliere, lei che aveva sposato un inglese figli all'estero, lei è rimasta chiusa, no, in arresti domiciliari per anni e anni in Birmania per testimoniare l'idea di riaprire una stagione democratica. E quindi ha stravinto. Accuse pesanti sono state mosse anche al suo governo comunque. No, non c'è dubbio, adesso hai ragione. Ha riaperto una stagione, no, finalmente democratica, ha stravinto le elezioni, e però ha dovuto mediare nella Costituzione il fatto che l'esercito avesse comunque in Birmania, in Myanmar diciamo, una quota di propri rappresentanti nel governo, una quota di garanzie, per cui era chiaramente un inizio di democrazia a sovranità limitata, in cui l'esercito si è riservato comunque. E lei ha dovuto accettare questa mediazione, questo compromesso, puntando, pian piano l'evoluzione, la mentalità cambierà. E purtroppo non è successo così. Perché nel frattempo, se lo ricorderanno i nostri telespettatori, c'è stata la vicenda drammatica dei Rohingya, è stata la vicenda drammatica di questa popolazione musulmana in minoranza dentro in Myanmar, che però da sempre, da secoli, viveva in quella zona al confine con il Bangladesh, e a questo punto l'esercito ha deciso una pulizia etnica molto forte, spingendo la gran parte dei Rohingya a emigrare, a fuggire in campi profughi che tuttora sono presenti in Bangladesh, e dove ovviamente una parte, vero, minima di questa popolazione disperata dei Rohingya, sono centinaia di migliaia, non è che siano, sono milioni i Rohingya che sono fuggiti, ed è una parte minima di questa popolazione si è autocostituita in forza dell'esercito a tutela dei Rohingya. Hanno fatto operazioni militari che ovviamente dentro il territorio birmano, l'esercito birmano li ha utilizzati ovviamente questi episodi per spingere ulteriormente la repressione e la cacciata dei Rohingya, e a questo punto la stessa San Suu Kyi ha avuto una secca perdita di credibilità, sì, internazionale. Insomma, è stata accusata di non aver mosso un dito contro. Perché non è, magari nel segreto avrà tentato anche di attenuare. Tenete conto, quando si parla di nazionalismi, che non è tutto bianco o nero, anche nella storia nostra, ma anche nella storia mondiale. Perché? Perché, per esempio, i monaci buddisti, che sono così attenti ai diritti dei cittadini e del popolo buddista della Myanmar, in realtà, in gran parte, purtroppo, hanno talmente preso come unica fonte centrale della propria identità il buddismo, che si sono trasformati anche loro in nazionalismo di Myanmar birmano buddista, e quindi non hanno, se non in minima parte alcuni, accettato un dialogo e un confronto con la minoranza musulmana Rohingya. In questo contesto, allora, è evidente che
molti dicono con la complicità della Cina. Sembra che, secondo i politologi più seri, in realtà il colpo di Stato dei militari sia stato deciso autonomamente senza input del governo cinese. Questo però è avvenuto. San Suu Kyi a questo punto è stata estromessa dalla gestione del governo e del potere, di nuovo costretta agli arresti domiciliari. Ha di nuovo San Suu Kyi, come esattamente 5-6 anni fa, invitato il popolo a protestare, a mobilitarsi in modo, attenzione, non violento. Al momento, come vedete, sono scesi a manifestare centinaia di migliaia di birmani, di cittadini del Myanmar, e al momento l'esercito, che ha ripreso il pieno controllo del Myanmar, non fa pressioni eccessive nei confronti della piazza, permette queste manifestazioni, ma evidentemente sta usando maniere per ora non violentissime, ma sta cercando di spegnere gradualmente in mille modi questo tipo di protesta, e al momento sembra che non ci sia possibilità di ripristinare quel minimo di vita democratica che San Suu Kyi aveva garantito. Allora, sì, abbiamo un servizio, adesso vediamo un po', ci racconta quello che succede, anche il ruolo giocato dall'Europa in particolare in questa situazione, vediamo. I 19 membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno chiesto una riunione di emergenza per discutere la situazione birmana dopo il colpo di Stato militare in Myanmar e la legge marziale istituita in diverse province. Intanto il generale birmano Min Aung Hlaing ha tenuto il suo primo discorso dal colpo di Stato di una settimana fa. L'alto ufficiale ha detto che la sua squadra è diversa dalle precedenti, aggiungendo che la politica estera sarebbe rimasta invariata e i paesi sarebbero stati incoraggiati a investire in Myanmar. Ha ribadito inoltre che ci sono state irregolarità nelle elezioni dello scorso anno, che la commissione elettorale andrà riformata, e ha detto che nessuna organizzazione era al di sopra della legge. Non ha menzionato la leader estromessa Aung San Suu Kyi. Decine di migliaia di birmani sono scesi in piazza intanto dal colpo di Stato all'inizio della scorsa settimana per protestare contro il ritorno al potere dei militari, nonostante i numerosi arresti e la censura di internet. La situazione preoccupa l'opinione pubblica mondiale e la riunione di emergenza del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dovrebbe tenersi prima dell'inizio della sessione ordinaria, che inizia il 22 febbraio. E quindi abbiamo visto la piazza, insomma, che continua a protestare, appunto, come dicevamo, contro questo colpo di Stato. E qui torna di nuovo a essere interessante quello che abbiamo detto nelle puntate scorse: con la vittoria di Biden negli Stati Uniti torna un po' la questione del cosiddetto multilateralismo. Il multilateralismo significa che ogni vicenda regionale o locale in qualche modo deve vedere la comunità internazionale e i soggetti interessati e confinanti, per esempio in questo caso con il Myanmar, che sono in qualche modo interessati a riaprire il discorso dei diritti umani, dei diritti civili, di un percorso democratico. Ecco perché giustamente l'Unione Europea, ricordo che l'Unione Europea con alcuni suoi incaricati aveva svolto un ruolo positivo nella riapertura nel 2014-2015 del processo democratico in Myanmar. Anche italiani avevano partecipato in questo ruolo quasi di commissario europeo nell'aprire una transizione democratica. L'Unione Europea si è fatta sentire, ovviamente nei modi diplomatici che conosciamo,
chiedendo che sia ovviamente l'ONU e che ritrovi un ruolo politico internazionale l'ONU, e quindi che ci sia una presa di posizione che in qualche modo condizioni questa vicenda. E qui è evidente che servirà non solo gli Stati Uniti, non solo l'Unione Europea, ma che un ruolo ce l'ha la Cina. La Cina è il gigante economico e politico e militare che sta alle spalle del Myanmar, che confina di fatto con l'Indocina e con tutta quest'area a sud della grande Cina, e quindi è evidente che è importante coinvolgere anche il governo cinese. Ovviamente si vedrà se questo multilateralismo, e cioè più soggetti chiamati a intervenire, saranno in grado di fare pressioni anche di tipo, come avete sentito, il generale golpista, che comunque è interessato a avere rapporti economici e commerciali con l'estero, perché è ovvio che oggi nessun paese è più autarchico nel mondo, oggi nessun paese riesce in qualche modo a reggere sul piano energetico, sul piano agroalimentare, sul piano tecnologico, senza avere rapporto con i paesi vicini. E quindi evidentemente anche qui la pressione economica sarà anche importante quanto quella politica, per vedere in che modo, no, cercare di riaprire la possibilità di una ripresa del percorso democratico, liberando di nuovo San Suu Kyi e sperando però se si riuscirà a creare una fase nuova e non l'eterno ritorno, per cui ogni volta che si apre e si fa un passo in avanti si rischia, Susanna, di farne due indietro. E la povera San Suu Kyi torna sempre ai domiciliari, torna al punto di partenza. Va bene, grazie a Marco Pezzoni e grazie a tutti voi dell'ascolto. Il Libro del Mondo torna fra un paio di settimane. Buona serata, arrivederci. Ma bruciata, 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 ma bruci